Ragazzi, allora, vediamo se riesco a farvi il video di questa ricetta della pasta con i tenerumi. Allora, devo dirvi che fare la ricetta con questi tenerumi è un piacere perché sono bellissimi, freschissimi. Allora, li abbiamo comprati da un contadino, appunto, che ha il suo terreno, li coltiva. E poi li vende appunto ai suoi vicini, a tutto quanto. Guardate che meraviglia! Sono freschissimi, non c'è niente da buttare. Quindi sapete, non so se li conoscete, si tolgono tutte le foglie, si staccano in questi mazzi, per esempio, da buttare. Sto vedendo che non ce n'è. Poi le foglie si lavano molte volte, ripetutamente, si lavano almeno 3 volte. Si tagliano a pezzetti e poi si buttano, si calano nell'acqua che bolle e poi andiamo avanti. E quindi, raga, dopo aver scelto le foglie migliori, e devo dire che ne ho buttate pochissime perché ve l'ho detto che erano veramente buoni questi mazzi di tenerumi, li ho lavati per 3 volte. Tra l'altro, vi ripeto, non erano neanche molto sporchi perché proprio sono a livello di orticello del contadino, appunto così che si coltiva l'orto, e quindi li ho lavati solamente 3 volte. Ho tagliato poi le foglie a pezzettini e dopo che l'acqua ha cominciato a sobbollire ho buttato i tenerumi, ok? Quindi qua diciamo che staranno un quarto d'ora, circa 20 minuti. Nel frattempo si fa un soffritto, quindi olio d'oliva, 2 spicchi di aglio e poi ho messo questo pomodoro, questo nella bottiglia, questo qua. Vedete, questa è una salsa pronta di pomodorino ciliegino, ma potete utilizzare anche il pelato, potete utilizzare i pomodorini ciliegini freschi. Comunque io, per diciamo essere più veloce, ho utilizzato questo qua. Ok, quindi questa salsa insaporita con l'olio e con l'aglio andrà buttata in pentola dove c'è la pasta. Appunto, io butterò la pasta qui. Praticamente, quando qui è finito, quindi tenerumi cotti e pasta cotta, si butta questo pomodoro. E questo, diciamo, è proprio l'atto finale: buttare il pomodoro, mescolare, aggiustare di sale se appunto non è molto sapido, aggiustare di sale e niente, impiattare e poi magari fare raffreddare un poco perché in estate la minestra caldissima, diciamo che non è il massimo, ma io vi dico una cosa, io me la mangio calda perché mi piace. Ci facciamo una bella sudata, però la minestra è buona calda. Tra l'altro, io ne sto facendo di più. Come vedete, ne sto facendo un bel po', perché questa mi rimane per domani e domani è ancora più buona di oggi. Quindi domani io me la mangio di nuovo perché la pasta con i tenerumi mi piace moltissimo. E domani evito di cucinare. Allora, abbiamo buttato giù la pasta, abbiamo aggiustato di sale e ora 7 minuti di cottura per questi spaghetti. Allora, ragazze, la pasta è cotta, cioè è quasi cotta. Quindi adesso io verso il pomodoro con l'aglietto, con l'olio d'oliva. Adesso io metto un mestolo di brodo qua e mi raccolgo questo sugo. Ecco fatto. E la pastuzza assume questo odore così, cioè questo colore, no, odore, scusate. Allora, mettiamo un po' di brodino qua. Ok,
Ora io praticamente che faccio? Spengo, la impiatto e la lascio circa un quarto d'ora in modo da mangiarla non proprio bollente. Ragazze, ecco qua, l'ho impiattata, adesso la facciamo raffreddare un po' e poi se la mangiamo. Buon appetito!